Maradona per Bagni, il 14esimo, violento tiro del mediano e blocca bene a terra il portiere di Leo. Risponde Lavellino con questo calcio d'angolo di Urseo, colpo di testa di Benedetti, rovesciata volante di Bertoni e da due passi spedisce alto Schachner. Ancora Lavellino all'attacco, lancio di Alessio per Schachner che cade, l'azione viene proseguita da Bertoni e vediamo la sua conclusione deviata da Garella. E il Napoli al 42esimo che risponde con Carnevale, ancora un tiro di Bagni molto forte di Leo, devia in calcio d'angolo. Nella ripresa, siamo appunto con le immagini della ripresa, Schachner in acrobazia, un buon pallone per Bertoni che però alza alto sulla traversa, ancora Lavellino in attacco, colpo di testa di Benedetti, Garella di un soffio precede Schachner. E l'occasione partita poteva essere questa, al 29esimo c'è un colpo di testa di Maradona che smarca De Napoli, violenta la botta, incrocio dei pali, l'azione prosegue e viene poi conclusa da Bagni con un tiro alto sulla traversa. Ma questo ragazzo è riuscito di sopravvivere anche al terzo duello con Maradona. Il calciatore segreto è Giacomo Murelli, 21 anni, difensore che nell'Avellino fa la riserva. È il meno noto del panorama calcistico italiano, ma certo tra i più promettenti. Baricentro basso, dunque rapidità negli spostamenti laterali, velocità e intelligenza, le caratteristiche dell'anti-Maradona. E all'argentino il parmigiano risulterà indigesto. Sì, l'anno scorso è capitato due volte, quest'anno un'altra volta, spero che ci sia una quarta volta. Per il posto a titolare abbiamo una rosa abbastanza ampia, quindi il mister ha la possibilità di scegliere di domenica in domenica il giocatore giusto per l'avversario giusto.